Ciao a tutti, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Che ne dite se oggi andiamo a iniziare a provare un pochino i materiali che vi ho mostrato nel video precedente? Ho in mente alcuni progettini fai da te dedicati all'autunno, dato che siamo nel periodo giusto, insomma, e volevo appunto provare a utilizzare questi materiali qui e soprattutto vederli più nel dettaglio. Quindi oggi volevo proprio mostrare i materiali che uso oggi. E in particolare per il video di oggi voglio provare ad utilizzare questi stencil e il kit di gioielli. Vi ricordo che questi materiali qui, se avete visto il video precedente già lo sapete, li ho trovati sul sito di Global Land. Global Land è un sito che vende tantissimi materiali di qualsiasi tipo per quanto riguarda il fai da te. Nel sito troverete sicuramente anche la vostra sezione. Ci sono diverse sezioni che riguardano il cucito, il ricamo, la pittura, la creazione di gioielli, gli stampi, lo scrapbook e non mi ricordo ancora altro, ma veramente c'è di tutto, quindi sicuramente trovate anche quello di cui avete bisogno. E vi ricordo anche che giù nell'info box trovate sia il link del sito che il link dei materiali, che è il mio codice sconto, che è Selena10. Se avete bisogno di qualcosa e volete approfittarne, potete appunto usufruire del codice sconto e risparmiare qualcosina. Potete anche usufruire di tutte le promozioni che ci sono nel sito. Nel sito ci sono sempre promozioni nuove e promozioni diverse in base un po' alla stagione, ma anche ai materiali, quindi tenete d'occhio il sito, controllate insomma quella che fa più a caso vostro. Quindi direi di cominciare a guardare più da vicino cosa c'è all'interno di questo kit per gioielli. Troviamo una confezione con diverse tipologie di perline. Sono perline di colori diversi e di tipologie diverse. Ci sono lisce, ruvide, trasparenti, con forme particolari. Sull'ultimo quadratino ci sono anche dei sacchettini, uno che contiene degli anellini, un altro che contiene un filo elastico, che adesso vi mostro più da vicino. È un semplice filo elastico, vedete? E poi ci sono anche queste decorazioni qua. E all'interno della scatola del kit gioielli troviamo anche un foglio illustrativo che ci mostra appunto come realizzare i gioielli, ma anche delle idee su come abbinare insomma le perline. Per quanto riguarda gli stencil sono questi. All'interno ci sono due fogli identici a questo qui e sul retro ci sono anche le istruzioni per capire insomma come utilizzare questi stencil, che tra l'altro non sono usa e getta ma sono riutilizzabili, quindi si usano, poi si vanno a lavare e si possono riutilizzare più volte. Ma adesso andiamo a provare tutto e direi di cominciare andando a realizzare il mio braccialettino, che non sarà un vero e proprio braccialettino ma una catenella decorativa per la lanterna. E questo è veramente molto basico, vado semplicemente ad inserire alternando un po' i colori le perline nel mio filo elastico. Ovviamente sarà un po' più largo del braccialetto, di un normale braccialetto, perché appunto mi serve come catena decorativa. Una volta inserite tutte le perline vado a tagliare il filo elastico, lasciando ovviamente un po' di filo in eccesso, e poi vado a realizzare un doppio nodo per fermare tutte le perline. Questo procedimento ovviamente è identico anche per realizzare i braccialetti. A questo punto taglio l'elastico in eccesso e vado ad attaccare anche i ciondoli. Semplicemente prendo un anellino, lo apro, inserisco il mio ciondolo e poi lo inserisco in un punto del braccialetto, della catenella in questo caso, per poi richiudere molto bene l'anellino. Ripeto ovviamente la stessa operazione anche con gli altri due ciondolini che ho scelto di aggiungere alla mia catenella, distanziandoli più o meno della stessa misura.
Adesso vado a realizzare anche la lanterna, prendo dello scotch dite carta e lo attacco tutto intorno al vasetto. Questo mi servirà come linea guida per creare appunto la mia decorazione. Io andrò poi a colorare soltanto le due estremità e questo appunto mi servirà come linea guida. Ho scelto come colore un colore arancione ma un po' pallido, in modo da abbinarsi perfettamente allo stile della mia casa, e i colori che sto utilizzando sono dei colori a gesso. Una volta asciugata la prima mano di colore, vado a realizzare una seconda mano di colore, e una volta asciugata anche la seconda mano di colore, vado a questo punto a rimuovere lo scotch di carta. È arrivato ora il momento di utilizzare i miei stencil. Seguendo le istruzioni che ci sono sul retro, devo andare a tagliare tutte le figure, quindi è esattamente l'operazione che faccio in questo momento. Poi vado a scegliere tre forme di foglia che secondo me sono più indicate per questa stagione e incomincio a realizzare i miei stencil. Quindi rimuovo lo stencil dalla base e lo incollo nella posizione che preferisco, appunto nel mio vasetto di vetro. Dopodiché, sempre con del colore della pittura a gesso ed un tamponcino, vado a picchiettare il colore sopra lo stencil. Aspetto qualche minuto che il colore si asciughi leggermente e poi vado a rimuovere lo stencil e wow, il risultato è veramente perfetto. E ripeto la stessa operazione altre volte. Qui per esempio sto realizzando il disegno di una foglia con una forma diversa ed un colore sul rossiccio, marroncino. Una volta completati gli stencil sullo sfondo, vado a realizzare altri disegni, sempre con gli stencil, sormontandoli a quelli che ho appena fatto. Ovviamente tra uno step e l'altro il colore deve essere perfettamente asciutto. Vado a comporre completamente la mia lanterna, quindi utilizzo della ghiaina colorata rossa, una candelina di quelle a batteria ed infine la catenella che ho realizzato in precedenza. Ed ecco qui il risultato finale della lanterna con la sua catena decorativa. Secondo me è veramente molto 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 carina e dà un tocco di colore ma anche d'autunno alla casa. Nei prossimi giorni andremo poi a posizionare tutte le decorazioni a casa in modo da dargli appunto un'aria più autunnale. Comunque sono molto molto contenta di come funzionano questi stencil, sono rimasta veramente piacevolmente colpita, e anche il braccialetto, vi dirò, ok, io lo sto utilizzando come decorazione per la lanterna, però vi dico che anche il braccialetto non è niente male. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo progettino qui. Vi ricordo che giù nell'info box trovate il link del sito, i link dei materiali che ho utilizzato in questo video, il codice sconto per poter ricevere appunto un piccolo sconto nei vostri acquisti, ma anche, ciao Dora, saluta i nostri amici, e vi ricordo anche comunque di tenere d'occhio tutte le promozioni che ci sono nel sito, perché ce ne sono sempre di nuove. E niente, con questo è tutto. Io vi ricordo che mi trovate ogni giorno sul mio profilo Instagram, vi aspetto sotto con tutti i vostri commenti, non vedo l'ora di rispondere a tutti, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao.